È stata presentata a Scario, nell'incantevole chiesa dell'Immacolata, l'ultima fatica letteraria dell'onorevole Giorgio Lamalfa, dal titolo John Maynard Keynes. Ad aprire il dibattito, i saluti del parroco Don Tonino Cetrangolo e l'introduzione del sindaco Ferdinando Palazzo. John Maynard Keynes, che è stato il più grande economista del Novecento e forse uno dei due o tre più grandi economisti di sempre, che ha scritto una serie di libri che hanno avuto un'enorme importanza nel cambiamento del capitalismo, diciamo così, dei sistemi economici. Keynes era un liberale nel suo fondamento, però riteneva che il capitalismo, il mercato, non possa essere abbandonato a se stesso perché produce anche conseguenze negative, per esempio la disoccupazione. E questa è l'attualità di questo pensiero. Perché in tutta Europa, in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno questo è e rimane un problema. E il mondo si divide in due grandi categorie di quelli che pensano che il mercato debba essere lasciato libero sempre e quelli come me che pensano che lo Stato abbia non solo una possibilità ma anche un dovere di intervenire. E di fronte all'ingiustizia sociale principale che è la disoccupazione dei giovani c'è un obbligo morale di intervenire. Noi siamo entrati nell'euro e forse era anche giusto perché noi siamo un paese legato all'Europa, ma non abbiamo capito che entrare nell'euro ci avrebbe costretto. È come una squadra di calcio di Serie C, certo, che finisce in Serie A. Certo. Passata la soddisfazione prende molte botte. Allora, noi giochiamo con la Germania, che è una squadra di Serie A. O diventiamo una squadra di Serie A, quindi con quella capacità, oppure saremmo meglio a giocare in un nostro torneo. Noi avremmo bisogno di una rappresentanza autorevole in Europa. Per esempio Monti era certamente un uomo autorevole. Certo. Il limite di Monti fu che invece di essere l'ambasciatore dell'Italia in Europa era l'ambasciatore dell'Europa in Italia. Il limite di Renzi, che è molto grave, è che è un uomo energico ma non sa dove applicare la sua energia, cioè non ha l'autorevolezza per poter dire alla Germania e a Bruxelles queste sono le necessità dell'Italia, perché non ha la credibilità. Quindi l'Italia non ha ancora trovato una voce forte che possa difendere la nostra presenza in Europa ma affrontare i problemi. Qual è secondo lei il modo per riuscire ad affrontare con efficacia questi problemi? Spendere per investimenti pubblici affidando questa spesa non a una classe dirigente fatta di imbroglioni che lucrano sugli appalti, ma che abbia il senso di un dovere morale nei confronti del paese. Cioè l'Italia ha bisogno di una riscossa morale. Se trova questo, allora trova la strada per uscire dalla crisi.